questo piede in cascina. Allora, ancoraggi. Allora, possiamo avere un ancoraggio unico, no? Come quello che consiglio io, però avendo un ancoraggio unico possiamo fare lo string walking, possiamo avere un falso scopo o avere un gap shooting. Adesso vediamo cosa vuol dire. Oppure avere ancoraggi multipli, quindi anziché correre sulla corda, corriamo sul vuoto. Una volta insegnavano così, stava solo sotto cocca, poi si variava sulla faccia, o addirittura può esserci un connubio tra le due cose. E vediamo che molte scuole arcieristiche dicono che è meglio, a mio modo di vedere, no. Fusione di più metodi, perché una volta si pensava che era estremamente difficile valutare le distanze. Quindi, essendo estremamente difficile valutare le distanze, si pensava, io miro sempre un pochino più in basso, utilizzo la parte più rettilinea della mia parabola e minimizzo l'errore di valutazione. In effetti poi vedremo come con la giusta metodologia siamo in grado di valutare con facilità le distanze, anche perché nel 3D dobbiamo valutare solo fino a 30 metri e nel tiro di campagna possiamo valutare con la precisione di un metro, perlomeno fino a 40, quando nel tiro di campagna la maggior parte delle distanze, anche nel tiro di campagna, è sotto i 30 metri. Allora, intanto vediamo l'ancoraggio unico, che è quello più utilizzato dagli arcieri di alto livello. Intanto, come vantaggi, ha una postura costante, riferimenti costanti e migliore ripetibilità. E già questo mette tutti d'accordo, perché anche se ci sono degli svantaggi, cioè che devo correre sulla corda, che ho problemi di tuning, perché ovviamente in diverso passaggio avrò un diverso allungo, quindi una diversa messa a punto, e le lunghe distanze difficili da raggiungere, mi bastano questi vantaggi per tralasciare tutto il resto. Comunque tutto il resto lo vediamo. Quindi anche la facilità di raggiungere l'ancoraggio in maniera inconscia, che è la cosa più importante. Siccome io non devo pensare dove mettere il dito medio e il dito indice, comincio già dalla pretrazione a entrare in modo inconscio, e quindi già raggiungere in modo solamente con la memoria muscolare dei dorsali già faccio l'ancoraggio, ok? Falso scopo, addirittura il falso scopo una volta era persino facilitato. Comunque si punirà in un punto per colpire un altro, e questo entra poi in gioco il gap shooting. Dove si usa in campagna, dove si utilizza di più il falso scopo, no? Tutti ve l'hanno insegnato, chi ha fatto tiro di campagna, e nei pidocchi, no? E negli occhiali, dove si usa di più, perché specialmente nei pidocchi sconosciute per l'arco nudo del visuale da 20 cm sono tra 5 e 10 metri, ok? Se noi tiriamo con lo swing dei 15, 16 o 17 metri, dipende dall'ancoraggio, sempre nell'uno basso, da 5 a 10 metri siamo sempre nel giallo, ok? Se noi miriamo sempre nell'uno basso con lo string dei 15 metri, a volte 16, a volte 17, e miriamo con la punta nell'uno basso da 5 a 10 metri, sempre nell'uno basso, siamo sempre nel giallo. Provare per credere. No, uno che non lo fa mai dice, no, non è possibile. È possibile, perché utilizzo, adesso poi che parliamo dell'OBO, ve lo faccio vedere bene. Riduce gli stream, messa a punto più facile, compensa la valutazione, svantaggi, punti di... già gli svantaggi già ci lasciano perdere. Il gap shooting. Ancoraggio variabile vuol dire che io ho tre string,
e poi corro sul viso. O utilizzo gli asciutti. Quindi posso avere tre possibilità. Quindi pochi ancoraggi, ad esempio solo l'ancoraggio di 10, 20 e 30 metri, lo string di 10, 20 e 30 metri, poi faccio, o faccio gap shooting o corro sul viso. Però anche lì è possibile farlo, però ci togliamo tutta quella attività subconscia che abbiamo costruito e che ci rende il tiro molto più preciso. Abbiamo visto che in modo subconscio il tiro è molto più preciso. Quindi dobbiamo, anche se abbiamo degli svantaggi, dobbiamo attivare di più queste soluzioni, che non delle soluzioni tecniche. Ci possono anche essere dei compromessi come due ancoraggi, distanze lunghe e distanze corte associate a stream walking e falso scopo. Ovviamente però dobbiamo fare attenzione quando decidiamo di tirare a 5 metri l'uno basso e non mirare il giallo, se lo facciamo un quarto. E capita, bisogna mirare. Gap shooting, l'attenzione è mantenuta sul bersaglio, questo è di solito quello che fa il Lombò e l'arco istintivo. L'attenzione è mantenuta sul bersaglio, mentre in seconda visione si guarda la freccia e in maniera più o meno conscia si calcola la distanza tra la punta e il punto di impatto. È quello che io ho trasportato, non solo io, anche Larry Wise ha trasportato sull'arco nudo, e cioè l'attenzione mantenuta sul bersaglio, mentre in seconda visione si guarda la freccia e in maniera più o meno conscia si calcola la distanza tra il punto di impatto, tra la punta e il punto di impatto, più o meno conscia. Molti tiratori istintivi lombò non si rendono conto di farlo, ma il loro cervello sì, cavolo. Anche se pensano di non mirare, hanno attivato delle funzioni nel loro cervello che in modo subconscio attiva questa percezione di differenza tra punta e punto di impatto, quindi sulla verticale, in modo tale da utilizzarla in modo da far combaciare le cose con il punto di impatto. Chiedete pure, eh? Con lo stesso che sentiamo sopra, stanno giocando a pallacanestro, giocare il pallacanestro fa canestro senza valutare le distanze, senza... Certo, ma lo vediamo qua, no? Ad esempio, se noi a 25 metri normalmente si trova un ancoraggio tale, per il lombò come funziona, nel 3 di fita, perlomeno che è molto più semplice, si trova un ancoraggio tale che io tirando a 25 metri vado nel centro, 22 metri sarebbe la soluzione ottimale, però in questo esempio mirando nel centro, mirando sempre con tutte le regole che abbiamo visto prima, a 25 metri, se l'animale è a 25 metri, io ho il bersaglio o quello che vogliamo, e a 25 metri vado nel centro. È logico che se il bersaglio è a 30 metri, la punta la devo vedere sulla schiena. Se il bersaglio è a 20 metri, la punta la devo vedere sulla braccia. Se il bersaglio è a 15 metri, sulle ginocchia. Se il bersaglio è così via. Consciamente o inconsciamente che sia. Molti tiratori istintivi non si rendono conto di farlo, ma qualcuno deve farlo. Qualcuno, anche se dentro di noi, nella nostra mente, è in grado di farlo. Ecco perché anche i tiratori lombò è preferibile avere una strategia più concreta, cioè rendere più concreta questa istruttiva, e cioè fare le prove opportune in modo da dare più informazioni possibili al cervello affinché il nostro subconscio sia ancora più preciso di quello che è già con l'istintiva. Anche se uno ha un'istintività innata, la può perfezionare. Come la può perfezionare? Intanto valutando la distanza,
anche un tiratore lo può, è bene che valuti la distanza. Perché è bene che valuti la distanza? È bene che valuti la distanza perché è una variabile. È una variabile che ci può comunque sfavorire nel tiro. Quindi è bene che anche il tiratore lombo valuti la distanza. Indipendentemente che poi consciamente posizioni la punta della freccia in modo opportuno, anche se non lo farai consciamente, è bene che si renda, che il nostro cervello si renda conto prima a che distanza può essere. Perché? Nel tiro di campagna è molto più difficile perché conosciamo i range, nessuno ha problemi con le regole del tiro di campagna, mi auguro di no, sappiamo in che range ci sono i bidocchi, in che range ci sono gli occhiali, in che range ci sono i 60 cm, in che range gli 80 cm. Nel 3D io voglio vedere in un bosco buio se io faccio una sagoma leggermente identica ma leggermente più piccola, qual è quel tiratore istintivo a cui non riesco a eludere la sua attività istintiva. È impossibile, perché se io metto un animale più piccolo sembrerà più distante, è inutile. Se lo faccio identico ed è così, ecco che allora cava e sangue freccio, non posso andare lì e istintivamente tirare come tante volte vedo fare. E no, e se l'orso è uguale ma più piccolo, e ce ne sono tre tipi, e se le caprette sono più piccole, fermi. Ogni piazzola è un rebus da risolvere. Cominciamo a risolvere questo rebus, a capire in che range può essere quell'animale. Dopodiché metto in atto tutta la mia istintività e la mia mira sul coscio. Rimane l'osservazione, quello che dicevi prima, della teoria della mira. Certamente, sempre, sempre con quelle regole, sempre con quelle regole. Ma gli effetti con la questione della mira, di mantenere focalizzato il centro di colpire in secondo piano. Certo. Ok, ma gli effetti dove tu colpi in centro? Come colpi? Apparentemente tu la punta la metti sopra, no? Quindi in teoria non vedi il centro. Vabbè, lo vedi prima. Vedi prima dov'è e metti la punta in modo opportuno. Quella cosa della mira dove guardo? Quella cosa della mira. Vabbè, se proprio è coperto, alle volte può capitare, alle volte si deve piegare leggermente l'arco per poter avere una visione anche della mira. E se no, in quel caso lì, se non puoi proprio vederlo, non lo puoi vedere, è punto a capo. Ma non lo vedresti comunque, no? Trovati un altro punto in cui anche lì l'esperienza, la pratica la fa da padrone. E poi c'è perché dici prima di lei, tu hai scritto mentre dirige il cerchio per poter vedere. Certamente, certamente, io sono d'accordo, nel mio piccolissimo sono d'accordo. Però io non abbiamo nessuno, quasi nessuno lo utilizza. Cosa? Però sempre di più vedo utilizzare mentre dirige il cerchio come punto di vista, perché fa sì che se tu copri così ferro il cervello tende sempre a farti spostare il punto di mira per guardare fermo. Il cerchio io guardo attraverso e ti dà una stabilità diversa, a questa teoria qua, che assolutamente lui non la spiega. Adesso se leggi il libro è assolutamente dei fondamenti. Lui sì, è un tecnico compatto. Sì, ma se questo lo possiamo trasportare su tutti i piatti, però il discorso è molto, se tu leggi il libro ti convince assolutamente della modalità della sua teoria, però poi guardi nel mondo sulle linee di tiro, non ne vedi uno solo con un cerchietto, parliamo a livello mondiale, cioè poi vabbè. Ok? Però sempre di più vedo dei ping belli grossi. Sì, che vanno completamente molto. Esatto. Va bene. Va bene. Aspetta, ancora due o tre cose. Allora, fondamentale, anche qua ripetiamo quello che abbiamo detto, è la ricerca del punto zero, punto bianco, cioè la distanza alla quale la punta della freccia è esattamente al centro del bersaglio, che io consiglio nel 3D probabilmente 2 metri. Purtroppo bisogna spostare l'ancoraggio, quasi sempre un pochino più in su.
sai, queste cose le abbiamo già detto, queste cose le abbiamo già anche detto, quando percepisce le sensazioni sui visi anche sensoriali, lascia seguire soltanto sulla base di effetti visivi, portare, eccetera, eccetera, eccetera. Tutte cose che abbiamo visto con l'autodisciplina. Ah, finiamo questo, ma poi facciamo una pausa. Lombo, arco dritto, arco inclinato, alle volte si sente dire questo, no? Normalmente, siccome la disciplina lombo, o la disciplina arco istintivo, che viene chiamato arco di culo, avviene da un'altra federazione dove per retaggi antichi, fa per dire, ma nei quali tutto era finalizzato alla caccia, quindi se parliamo della FIARC ad esempio, Federazione Italiana Arcieri Cacciatori, è nata così la FIARC nel 1983, cioè 300 arcieri fitarco si sono staccati, da cui voi forse non lo sapete, ma era obbligatorio avere la licenza di caccia. Quindi nel primo anno di attività della FIARC uno poteva essere socio FIARC solo se era anche cacciatore, giusto appunto perché l'attività era destinata solamente ed esclusivamente alla caccia. Quindi le prime gare, garette che si facevano erano solo allenamenti finalizzati alla caccia. Infatti la federazione si chiamava Federazione Italiana Arcieri Cacciatori. Poi ovviamente con i numeri che si sono evoluti, ovviamente, e la caccia, i numeri sono saliti e la caccia non è diventata di buona vista, e quindi non è più immediatamente, quasi immediatamente la licenza di caccia non è stata più obbligatoria, e anche i libraggi, perché una volta i libraggi dovevano essere minimo 40 libbre, da 40 libbre in su, non poteva esistere niente sotto le 40 libbre, ma per un motivo semplicissimo. Perché siccome tutto era finalizzato alla caccia, dovevo montare delle punte da 250 grammi, minimo, da 250 a 300 grammi. Voi capite che con delle punte da 250, con le lame ovviamente, da 250 grammi l'arco doveva poter avere, era uno spine adeguato alla freccia, deve essere super rigida, e quindi dovevo avere per forza un libraggio adeguato a ammazzare il povero di paletti, e quindi per ragione doveva essere così. Poi ovviamente salendo i numeri della gente che voleva giocare, divertirsi e gareggiare, è scesa l'attività venatoria, e si simula solo più l'attività venatoria, e raramente si fanno gare con le punte. Esistono ancora queste gare che si chiamano roving, dove qualche freccia si tira con la lama. Ovviamente se si usano le stesse frecce è un disastro, perché le punte, le lame sono pesanti. Detto questo, i retaggi che i lombò da un po' di, ormai non più, perché ormai si è consolidata anche in fitarco l'attività lombò moderno, i primi retaggi dal 2006, 2007, 2008, 2010 erano tutta gente che proveniva dalla FIARC. I lombò non esistevano in fitarco, quindi era tutta gente abituata a essere istruita come simulazione venatoria, quindi tutti nella boscaglia, e nella boscaglia come si tira? Si tira in questo modo qua, soprattutto in ginocchio o comunque acquattati. Questo movimento di tiro è esclusivamente un movimento venatorio, non è un movimento biomeccanico, ok? Abbiamo visto quali sono la tecnica di stira standard del mondo è fatta in un certo modo. Questa è una danza di simulazione venatoria che per carità è benissimo, di una simulazione di tiro e di caccia. Quindi la prima cosa che voi avete visto di un lombò è che aveva l'arco inclinato. Ovviamente 100.000 volte meglio avere l'arco dritto che l'arco inclinato, però molto spesso è obbligatorio avere l'arco inclinato perché la conformazione Enzo Lazzaroni, che è stato campione europeo insieme a me nel 2008 in Spagna, utilizza ancora
meno di così, ma utilizza ancora l'arco inclinato. Non c'è nessuna ragione al mondo di farlo, nessunissimo, per un arco di questo tipo dove la finestra ti permette di vedere la punta della freccia. Però ha cominciato così e continua così. Ci sono certi lombo però dove non hanno finestra, ecco questo è Fourragère, Squalotto, che è stato un po' il primo, no? Giorgio Botto, a innescare, a far vedere che effettivamente lombo così funzionava, e funzionava anche meglio, e lui stesso ne ha dato prova. Pontremolesi, anche Pontremolesi, Marco Pontremolesi, grande arciere lombo, uno dei più grandi d'Italia, tirava con l'arco inclinato e adesso tira con l'arco dritto. Provenienza FIA totale, è un FIA da 20 anni. Da cosa dipende la scelta? Dai parametri costruttivi dell'arco, dall'abbinamento arco-freccia, dalla tecnica di tiro e dalla linea di pensiero e scuola arcieristica. Se lo sospendiamo, se tu sei a punto, Si vedete che dipende anche dalla costruzione dell'arco. Ci sono archi che se non lo pigliamo un po', non lo pigliamo a freccia, si sono rovinati. Ormai le tecniche costruttive del lombo moderni gli permettono di essere utilizzati come un arco lungo. Si perde un po' la bellezza del tiro, però se facciamo uno sport, stiamo alle regole e dobbiamo far di tutto per farci. Poi, l'avessero appunto. Sì.